Allora, stiamo riprendendo con l'altro tutorial per descrivere la zona numero 4, zona numero 4 del mondo tutorial che giunge con la versione Minecraft Edu. E allora, io sono in questo istante l'insegnante Marco V, abbiamo appena completato la zona numero 3 con la studentessa Benedetta. E oltre questa porta inizia la zona numero 4. Allora, io adesso cambio personaggio, sono diventata Benedetta e andiamo avanti. Avanti c'è il campeggio, usa le torce per illuminare la strada. In effetti le torce erano all'interno dei bauli messi a disposizione in questa zona. Quindi, senza ritornare nella nostra zona che era la numero 1, prendiamo queste torce qui, ne prendiamo 16 e torniamo verso l'inizio della zona 4. Ok, usa le torce per illuminare la strada, tasto destro. Allora, in effetti, posizionando una torcia sul muro, la strada diventa molto più illuminata. Ne abbiamo 16, ne mettiamo parecchie. Ecco, siamo arrivati. Lasciamola parecchio illuminata così. Ci vediamo bene. Allora, bene, ce l'hai fatta. A destra cosa dice? Minecraft è spesso pericoloso. In effetti la lava è molto pericolosa per i ragazzi quando giocano in modalità survival. Da adesso in poi sei libero di lasciare il percorso. Quando leggono questo cartello, i ragazzi si immergono all'interno delle caverne. Non perderti nelle caverne. Ok, perfetto. La prima cosa che fanno i ragazzi è scendere nelle caverne e perdersi. Va bene, gli diamo ampio spazio. E invece, per raggiungere la zona del campeggio, dove fare pratica manualità, i ragazzi devono percorrere queste scale di legno. Il campeggio, entrata, entriamo verso il campeggio. Ok, segui il percorso verso l'area picnic. Seguiamo il percorso, è un percorso obbligato. Ok, area picnic avanti. I ragazzi ovviamente possono esplorare a piacimento questa zona. L'importante è che, ecco, comincino poi a prendere pratica con altri strumenti. Allora, io leggo questo cartello. Benvenuto al campeggio, l'intera area è tua, tu e i tuoi amici potete usarla come desiderate. Se non sai come le attività manuali si svolgono, questo è il posto perfetto per imparare. Perché in effetti in questa zona i ragazzi prenderanno confidenza con vari strumenti. Ci sono dei bauli, in fondo ci sono delle fornaci, c'è un'intera montagna da scavare, lì vedo anche un ingresso di una miniera. Ok, qui i ragazzi non possono scavare attualmente. Ok? Allora, leggiamo questo cartello. Insegnanti, leggete questa nota. Nota dell'insegnante: dovresti andare ora sul menu dell'insegnante e abilitare l'opzione gli studenti possono costruire. Premi M per accedere alle impostazioni oppure rompi il vetro e ruota l'interruttore. Agli studenti verrà permesso di scavare e posizionare blocchi ovunque in questo mondo tutorial. Allora, quindi riprendo la partita come insegnante, raggiungo Benedetta attraverso il pulsante di teletrasporto e leggo questo: solo gli insegnanti possono rompere questo vetro, quindi o tramite il tasto M, come diceva questo cartello, e abilito questa opzione, cioè gli studenti possono costruire, oppure semplicemente comincio a rompere questo vetro e ruoto questo interruttore. Ruotare questo interruttore permetterà agli studenti
permetterà di... Gli studenti scavano... Ok, c'è da correggere questo cartello. Comunque gli studenti possono cominciare a scavare. Una volta che io attivo questa leva, in basso a sinistra verrà inviato quel messaggio. La costruzione per gli studenti è ora abilitata. Quindi gli studenti possono ora costruire. Prendo possesso della studentessa Benedetta e prendo il piccone e verifico che in effetti lei adesso ha la possibilità di costruire. Facciamo un breve giro all'interno di questo di questa zona. Qua c'è una fornace, chissà come funziona. Qua ci sono dei cassoni, altre fornaci, qua c'è la famosa craft table, tavolo di lavoro, altre fornaci, sento del fuoco. Ok, qui ci sono diverse zone dove i ragazzi possono riposarsi. E qui, diciamo, viene data ampio spazio alla loro creatività. E i ragazzi possono costruire e realizzare quello che meglio ritengono. Faccio visitare ancora una parte di questa zona. Qui abbiamo per esempio l'ingresso ad una miniera di carbone. Ci sono anche dei carrelli, ok? Non ci sono mostri che non sono stati abilitati in questo mondo. Ok, poi andiamo per esempio nella zona della spiaggia, dove i ragazzi anche lì possono, se vogliono, costruire quello che meglio ritengono. La sabbia di qua dovrei vedere il molo raggiungibile dall'altro lato. Ok, perfetto. Allora, e completo anche questo compito e passo nella schermata dell'insegnante e verifico che il compito è stato completato e interrompo il tutorial e poi proseguiremo con tanti altri.